Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 10, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite». Le parole che Gesù rivolge alle città di Corazin, Betsaida e di Cafarnao sono taglienti. Viene ripetuto più volte: guai a te. L'Evangelista Luca presenta Gesù che sembra un po' arrabbiato e parla alla gente per farla ragionare dicendo: se nelle città pagane fossero avvenuti prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite e voi no. Così Gesù traccia proprio un riassunto di tutta la storia di salvezza, il dramma di non voler essere salvati, il dramma di non accettare la salvezza di Dio. È come se dicessimo: salvaci Signore, ma a modo nostro. L'esclamazione guai a te che Gesù usa nei confronti di queste città non è una minaccia, ma un grido di compianto e di lamento. Ahimè, è il dolore di Dio per il male dell'uomo, il dolore dell'amore non riamato. Il vero amore, quando non è amato, non minaccia. Non può che lamentarsi e morire di passione. La passione di Dio è infinita come il suo amore. Questo Vangelo ci fa capire il grande dono della libertà che abbiamo ricevuto, ma anche la tremenda responsabilità nell'accogliere o nel rifiutare la salvezza di Dio. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.